Dato che è iniziata ufficialmente la stagione dei bagni freddi, vi diamo qualche chiarimento su ciò che viene affermato riguardo questa pratica che trova molti adepti nelle zone veramente fredde del mondo. La terapia dell'acqua fredda, sebbene ancora oggetto di pochi studi, sembra presentare diversi benefici. Tra i vantaggi si annoverano il miglioramento della circolazione sanguigna, una qualità del sonno migliore, livelli di energia più alti e una riduzione dell'infiammazione corporea. Altri aspetti positivi comprendono la diminuzione dei dolori muscolari, un recupero post allenamento più rapido, un potenziale alleviamento dei sintomi della depressione e un rafforzamento del sistema immunitario. La terapia può persino contribuire alla perdita di peso accelerando il metabolismo. Per applicare questa pratica in sicurezza, si consiglia di alternare docce calde e fredde, fare docce fredde dopo l'allenamento, immergersi in una vasca con acqua fredda o fare una breve nuotata in acque fredde. È essenziale comunque consultare il medico prima di iniziare, specialmente se si hanno condizioni di salute preesistenti. Inoltre è consigliabile non praticare da soli la terapia dell'acqua fredda la prima volta e assicurarsi di riscaldarsi adeguatamente dopo l'immersione, evitando docce calde immediate che potrebbero causare svenimenti a causa di improvvisi cambiamenti del flusso sanguigno. Dobbiamo aggiungere un particolare: alla spiaggia di sottomarina non si tratta solo di fare il bagno nell'acqua fredda, quanto a esporsi alle temperature fredde dell'aria che sottraggono con molta facilità il calore dai corpi appena usciti dall'acqua. Bagno l'ho sentito un po' di più, soprattutto perché bisogna camminare fino in fondo. C'è tanta secca, e sì. Quindi il freddo, i piedi sono freddi, l'età avanza, quindi però insomma dai. Fatta anche Mi questa. spiace dormire anche altri, ma si vede che stamattina va così. Evitiamo, ricordo che questa, so che sembra una pazzia, l'ho detto tante volte, però il fatto di essere esposto al freddo fa bene, fa bene. Ha tutta una serie, l'ho detto tante volte, ha tutta una serie di, diciamo, di vantaggi, l'organismo viene stimolato, il metabolismo, il sistema immunitario, ma anche mentalmente ti rende più forte, ti rende più forte. Evitiamo la prossima domenica, essere più presenti. Bene, domenica prossima tutti qua alla diga a fare il bagno. Buona Io domenica. vi filmo. Buona domenica. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre, Yuri ed Eddy rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple, e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device, assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.